ringraziare la dirigenza ASA, che è contento perché abbiamo il direttore generale, Elio, il dottor Faina, direttore sanitario, Nortesissa, direttore amministrativo, e poi il direttore, il dottor Laudani, il direttore di distretto. Solo un breve introduzione, poi passerò la parola al dottor Elio, che vi darà un po' la conferenza stampa, la vostra presentazione, e poi passeremo ai giornalisti per le domande. Pensando oggi, mi viene in mente esattamente, mancano 2 giorni, però 4 mesi fa, 19 febbraio, eravamo alla sala della Cassa di Risparmio di Bra, comunque sera, e si parlava di ospedale di Ragusa, si parlava anche della Casa della Salute, eccetera. Se pensate, sono 4 mesi, per carità, poi lì il discorso tanto poco è soggettivo, però la sensazione oggi in settembre che non sia passato un secolo di questo, al di là del momento che abbiamo vissuto tutti insieme, però in questi 4 mesi, da allora avevamo anche presente il presidente della regione, sono successi in generale avvenimenti molto molto particolari, e nel campo della sanità locale un velocizzare alcuni aspetti, e sono due in modo particolare: il trasferimento della partenza dell'ospedale di Raduno e anche qui la partenza e mentre le basi della Casa della Salute. Rimane il fatto adesso di presentarlo al territorio, alla città. Devo dire, sia come giunta, ma non solo, i vari gruppi consigliari, tutti, indipendentemente da maggioranza o minoranza, ci siamo confrontati con voi e devo dire che la vostra disponibilità è sempre stata tanta. Però tutti quanti, sia giunta che i vari gruppi consigliari, hanno evidenziato che non basta. Occorre divulgare sempre di più al territorio le tempistiche, come sarà l'ospedale, che cos'è la Casa della Salute, perché a volte diamo per scontato in termini di un nome, che cosa ci sarà dentro, in modo che tutti i cittadini, parlo per Ramma, del nostro territorio, dell'area del Brendese, abbia assimilato questo. Credo che così facendo, ma lo credo parlo a nome di tutti, perché tutti quanti, ecco, mi hanno sollecitato solo questo aspetto, verrà colto meglio. Ecco, capiranno l'efficienza in ospedale, capiranno l'importanza della sanità in prossimità. Ecco, però anche se siamo in un momento, in un'epoca che i mass media la fanno da padrone, dei social, tutto quanto, però notiamo che manca ancora questo aspetto. Questo è un momento, grazie ai giornalisti che siete qui presenti, perché tramite loro divulgheremo. Non basterà, ci vorranno altri progetti, altre occasioni. Noi mettiamo a disposizione, ci sono ancora alcuni aspetti tecnici dovuti al post pandemia da perfezionare, il nostro periodico per notizie che raggiunge tutte le famiglie, proprio un numero speciale dedicato a questo, in modo che a tutte le famiglie, logicamente concordato con voi, ecco, qui sarete i protagonisti su questo aspetto, in modo che a tutte le famiglie arrivi ben chiaro